Buongiorno. Ciao. Però qua vi trattate bene in redazione, eh? Zitti zitti. Andata. Grazie. Ora a lavorare. Andiamo a lavorare ora. Qui il brigante. Quando io ho conosciuto Piero Pelù ero così. Vi faccio notare lo sguardo piuttosto perso nel vuoto, ma anche quello di Piero non era malaccio. Diciamo che siamo diventati entrambi più belli e che finalmente ho l'onore di fare quello che non ho mai fatto nell'arco degli ultimi anni, ovvero dire signore e signori, Piero Pelù. Poca miseria, che presentazione. Fa un po' rivedere. Guarda la foto, che non è... questa com'è? Cioè, questa potrebbe essere a Sant'Ernesto... Giugno 1982, Palasport di Bologna. Potrebbe essere. Finale del Festival Rock Italiano. Ti prego notare la mancanza di basette, cioè l'aria leggermente new wave, anche se devo essere serio, perché era una fototessera, per cui per dare un'aria un po' più professionale. Sì, ma infatti sembra un arco trafficante in realtà. Più o meno quello che faccio adesso. Allora, cominciamo con voi che suonate. Fateci sentire una cosa che valga la pena per dare l'inizio, rock a questo incontro. Senti, visto che viviamo in un periodo in cui si parla molto di fenomeni atmosferici, ma anche fenomeni sociologici e umani, direi di partire con una canzone che si intitola Tutti i fenomeni. Un, due, tre, quattro. Festa intorno, io ci sto davanti, la mia testa gira tra voci seducenti di mostri alla fragola, fragola, i gran sorrisi e coltelli nelle spalle. Siamo tutti fari e stelle a doppie punte, con vite mimetiche, tutti, tutti, tutti fenomeni. Tutti fenomeni, giganti e piedi fragili. Tutti fenomeni, vincenti ed intoccabili. Tutti fenomeni, pronti a tornare vergini. Tutti fenomeni, tutti fenomeni. Questa cresce, io ci sto davanti, e bla 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 bla, e questo è il pezzo. Il pubblico entusiasta in piedi. Allora, standing ovation. Allora, Piero Pelù è qui con noi perché ha deciso di farsi fare una foto segnaletica e di chiamare quindi l'album Identikit. Ci sono la bellezza di 20 brani, un bel po' di da tua storia messa insieme, da tua storia come solista, però poi l'anima di Edith Fibba c'è sempre, perché è praticamente inevitabile. Intanto mi presento, ciao a tutti, sono Piero Pelù, il cantante di Edith Fibba. Tranquilli che ragazzi, sia chiaro, tranquilli, siamo in fermo biologico, siamo in zona di ripopolamento e cattura. Edith Fibba nell'autunno del 2014 si ritroveranno per incominciare a scrivere il prossimo album. Anche perché lo sai che per voi è una condanna, nel senso che la gente non ne può fare a meno. Voi pensavate che non era così, ma da quando siete tornati, come avete visto, i luoghi dove suonate sono pieni di gente entusiasta. Eppure, infatti, ma comunque è una cosa estremamente di cui bisogna essere estremamente riconoscenti al pubblico, perché questo senso di responsabilità e anche di un po' pistola puntata dietro la nuca è importantissimo per scrivere bene. Senti, allora, questi Identikit. Pistola alla tempia è fondamentale. Questi Identikit è una bella immagine, però, di tutto quello che è oltre Edith Fibba, che è un sacco di roba. Cioè, poi uno pensa, per lui il cantante Edith Fibba. In realtà, hai fatto un bel po' di cose diverse, di suoni diversi, di atmosfere diverse. Allora, chi è Piero Pelù oggi, 2013? Ma senti, è la somma di tutto quello che ho vissuto negli ultimi 52 anni, né più né meno. Che non è poco. Onestamente ho sempre cercato di trasferire quello che vivo e quello che vedo nella musica, anche perché a 18 anni ho scoperto che potevo avere questa bellissima valvola di sfogo che mi permetteva di non autodistruggermi troppo, di non imbottirmi troppo di tritolo per andare poi in giro nelle piazze, e quindi... Il rock per me è sempre stato una bellissima compagnia di vita e
è anche un, come dire, una disciplina di vita in fondo, anche perché è bello pensare Rockers è sempre Genio di maledetto, sregolatezza, però in realtà eccetera, però in realtà ci vuole un metodo. quella della scrittura è una grande scommessa che ha bisogno anche di, nelle sue varie fasi, ha bisogno sia di pazzia, di libertà totale, ma anche di, come dire, di regole, no? Di Senti, ma regole. questo mi interessa perché alla fine è vero anche che genio e sregolatezza sono parte integrante della tua immagine, cioè sei un ottimo esempio del fatto che in questo paese si può vivere cercando di rimanere se stessi senza dover cedere per forza a un'infinità di compromessi, senza doversi, lo dico come battuta, tagliare i capelli o non farsi crescere il pizzetto, insomma che non è vero che bisogna per forza cedere, cioè si può anche non cedere. No, assolutamente. Io credo che lo scopo nella vita di ognuno di noi sia principalmente di essere se stessi a qualsiasi costo, insomma. Anche perché penso che sia importante sottolineare il valore della biodiversità. Certo, Se infatti, visto no, che c'è. capito, se no finiamo tutti animali da cortile. E l'animale da cortile si sa che destino che ha, insomma. Meglio morire da bradi, da selvaggi, insomma. Sempre impallinati, va bene, tanto è probabilmente il nostro destino, a parte quello di un cinghiale enorme che viveva accanto al mio studio in campagna, che pare che sia morto di vecchiaia e che una volta io vidi attraversare la strada, dopo che peraltro avevo fatto una scorpacciata di cinghiale una sera al ristorante, tornando a casa vidi praticamente un bue che attraversava la strada, ho detto ma questo che cos'è? E poi mi hanno detto è lui. Cioè un cinghiale di 130-140 kg che mai è stato catturato, dai. Quindi volendo si può. Si può, e come, come. Faceva delle Senti, buche in terra, guarda, sembrava una ruspa, mi piace incredibile. molto l'idea della copertina e del titolo. Allora, perché Identikit? Cioè, al di là del fatto che ovviamente questo racconta un te stesso, però è musica, cioè si può essere rappresentati, ti senti veramente rappresentato dai 20 brani che sono qui dentro? Sì, mi sento abbastanza rappresentato. Non è stato facile raccogliere due trilogie, cioè quella dei sopravvissuti e quella della comunicazione, all'interno di soli 20 brani. Purtroppo anche il CD ha un suo limite fisico, che sono Per quanto 78, sia ampio. 78 minuti di musica. Oltre a quello, rischi di fare un macello. E quindi, purtroppo, ho escluso anche canzoni molto belle, ad esempio quelle che ho scritto con Gianni Marocco e Antonio Iazzi. Come pure ho escluso una canzone dell'ultimo album di Fenomeni che si chiamava Verità, che parla molto chiaramente di come vengono oggi gestite, come viene gestita oggi l'interpretazione della realtà. Facciamo un classico trucco da programma televisivo. Allora, c'è un pezzo che credi ti rappresenti magnificamente in questo album appena uscito? C'è una canzone che appiccicheresti alla tua foto della carta d'identità? Dai, ti do una Non mano, è dai, ti facile, do fa una un po' mano. vedere, grazie Ernesto. Ma non lo so, dai, diciamo che in ogni canzone c'è sempre qualche cosa, sia musicalmente che di scrittura di testo, che mi rappresenta in particolare. Ora, una canzone completa, che possa avere tutta questa completezza, non so, ma io guarda, in questo momento stiamo parlando di musica, quindi direi Dea Musica. Dea La Musica, musica è un anche gran se è una pezzo. canzone più pianistica, un po' meno, poi entra il grande rock nel ritornello, però... Ecco, questa mia grande amore per la musica direi che è stato il filo conduttore non solo degli anni di Identikit, ma anche insomma da quando si sono formati Litfiba, ecco. Tra l'altro oggi mi sono permesso di Hai portarti una fatto nuova bene, guarda, scenografia questo te lo qua. devo prendere però, perché Questo non si qui può siamo fare nei a pezzi di meno, storia, eh? pezzi di storia. Caro lei. Questa è l'Eneide di Krypton, che era un'opera, veramente un'opera. Un'opera 30 anni vera e propria, appena realizzata con compiuti. Giancarlo Gaudereccio e Krypton, che è un gruppo tuttora in Teatrale, azione, esatto. fantastici, teatro, chiamato d'avanguardia, secondo me è limitativo. In realtà loro fanno un lavoro talmente ricco e complesso che andrebbero visti comunque, non sono cose difficili, appunto l'avanguardia concettuale. No, fanno del bel lavoro teatrale. E in questo caso, con i cinque componenti originali del Litfiba, hanno realizzato un'opera che era uno spettacolo multimediale avanzatissimo. Cioè, qualcosa che, Sì. Ha soprattutto per l'epoca, era girato il straordinario. mondo addirittura. Ventenni in grado di fare delle cose notevolissime. Guarda, il bello si diceva proprio l'altro giorno, quando abbiamo fatto la festa al Teatro Studio Scandicci, è che
eravamo tutti talmente inconsapevoli e liberi nel nostro pensiero che oggi forse sarebbe estremamente difficile realizzare un lavoro con la mente così libera come avevamo in quegli anni. Eh Sì, sicuramente sì. Facci sì. sentire però qualcosa, come dire, mettiamo un po' di occhio in questo ufficio, In chiamiamolo questo ufficio, in palazzo. questo palazzo. Ottimismo a colazione è quello che ci vuole. Quella notte che ho passato alla stazione. Se vedo umani intorno all'osso ad abbaiare i cani, forse è il momento giusto di saltare il fosso. Non abbassare lo sguardo con nessuno. Tu puoi chiamarlo orgoglio, ma è la mia idea. Non c'è bisogno bene di fare male. Ci basta solo farsi rispettare. E io ci sarò. Con tutto il mio entusiasmo. Un'altra storia da vivere c'è ora. Io lo farò. Con tutto il mio entusiasmo. Con tutta la rabbia che c'è in me. In me. Bam bam bam, vai di riff. Grazie. Senti, Piero, essere diventato un maestro in qualche modo, maestro? come Stai dire, scherzando, se maestro? pensi che buona parte di quelli che cantano oggi in Italia, in parte, chi per un motivo, chi per un altro, quelli che cantano rock, dico, nell'ambito rock, qualcosa ti devono. Prima di te era considerato difficile, se non impossibile, cantare in italiano. Diciamoci le cose come stanno, perché la Ma verità, guarda, c'è qualcuno che ti viene in mente, a parte Celentano, io come dire. dico sempre questa cosa: per essere maestri bisogna avere un metodo. E il mio metodo è di non avere metodo, di non averlo affatto. Per questo anche magari in questo album ci sono canzoni, sempre nell'ambito del rock, che però stilisticamente sono abbastanza Ampie. ampie, esatto, come interpretazione, come scrittura anche, no? Se vuoi. Quindi io parto principalmente dal concetto di non avere uno schema Però preciso. il fatto che tu non abbia avuto uno schema ha insegnato agli altri non avevano uno schema, a stare sul palco, cioè Può cantanti rock in darsi. Italia che si muovevano, che interpretavano prima, Sì, non erano dati. quello devo dire che devo essere molto riconoscente alle scuole di teatro e di mimo che ho fatto nei primi anni Ottanta, insomma, il periodo anche in cui si Certo. faceva Enedi. E infatti io performavo dentro lo spettacolo di Enedite su un tapis roulant. Me lo Pericolosissimo, ricordo, fatto a listarelle di pazzesco. legno e sotto c'era il motore che tritava i piedi. Però era, nonostante che ci fossero dei ballerini professionisti e degli interpreti professionisti, quando io feci la mia performance la prima volta, questi dissero: ma che è sta roba? E c'era dentro tutto il mio mondo di fantasmi e di mostri coniugato con quel poco di mimo che avevo studiato, con la scuola di Orazio Costa. Quindi credo che sia importante comunque arricchirsi il più possibile, non solo con i riff di Gigo piuttosto che di Tommy Iommi e Jimmy Page, insomma, più Bisogna avere gli ampio, occhi più aperti, le orecchie più sì, aperte. più ampio possibile. Infatti negli anni Ottanta io ascoltavo molto anche, per dire, Stravinsky, Bartok, ma Secondo te anche perché Paolo oggi la Conte. musica ha questo spettro così limitato? Senti, io non vorrei che questo stesse diventando un fenomeno, appunto, parlando di fenomeni tipicamente italiano. Perché in Anche realtà forse fuori di qua non è quando così, si è esce vero. dall'Italia tutto questo per fortuna non esiste. E qui in Italia negli ultimi anni, mentre negli anni 90 il melting Ha aveva funzionato funzionato e tantissimo. infatti ha anche creato bellissimi album. Perché nella musica degli anni 90 ci C'è sono un album sacco di roba, sì. strepitosi di musica italiana. Poi non so come mai, ma probabilmente c'è una sorta anche di modello
modello culturale che si sta affermando e che mi auguro che piano piano inizi a Si dissolva. sgretolarsi, che è un modello di chiusura mentale, insomma, molto leghista, diciamo, ecco, per Sì. andare sul sodo Noi sì, gli della altri fuori. questione. Infatti. Estremamente leghista. C'è una canzone di questo album di Identikit che si chiama Occhi e che ho dedicato all'arrivo dei profughi a Lampedusa e sulle coste della Calabria e della Puglia. Non è mai stato un singolo, però è una canzone per me molto importante. Senti, l'ultima cosa è che in realtà molti ragazzi, voi avete un pubblico pazzescamente giovane, cioè rispetto al fatto che avete una storia, che tu hai una storia così lunga, alla fine sono molti i ragazzi che credono in voi, cioè che vengono a vedere Piero, che vengono a vedere Litfiba, che ascoltano la musica che fate, perché appunto, come dicevamo prima, è diversa, è comunque collocata in un posto che non è necessariamente istituzionale. Allora, anche dopo aver fatto l'esperienza di The Voice, hai incontrato quindi molti ragazzi che vogliono cantare, suonare, fare, che cosa pensi, manchi o cosa pensi di poter consigliare a un ragazzino che dice ok, da grande voglio essere come Piero Pelù? Ma intanto il consiglio primo è non cercare mai di voler essere nessun altro. Anche se però ci possono essere dei modelli, anche io avevo David Bowie per dire Iggy Pop, che rimangono per me due grandi punti di riferimento. Mille Uragani, la canzone di quest'album, è molto bowiana Certo. come stile. E quindi è bello avere delle radici, no? Avere dei punti di riferimento. Questo è fondamentale, un po' come il padre e la madre, dai. In maniera molto semplificando al massimo. Però poi naturalmente si arriva al momento in cui il cordone ombelicale va staccato. Non ci sono cazzi. Il È cordone così, ombelicale è va certo. staccato perché se no non riesci a trovare la tua strada. Ricalcherai, sarai derivativo di qualcun altro. Quindi per riuscire ad ottenere questo bisogna fare, credo, un grande lavoro di introspezione. E poi un grande lavoro di ricerca al di fuori appunto di quelle che sono le colonne portanti poi della tua struttura di individuo alla fine. Quello è. Certo. Allora, ricordiamo che questo è Identikit e andiamoci a ascoltare un ultimo pezzo, siete stati fantastici. Piuttosto, il Certo, giovinotto. scusa, non ho presentato il massiccio Zanna alla chitarra. Grazie per essere Grande stati con noi. Zanna. Sentiamoci un ultimo pezzo. Ascoltiamoci Mille Uragani, visto che l'abbiamo nominata. Eh? Equilibristi come angeli, caduti qui nel centro del nulla, mangiamo fuoco per tenerci vivi. Dentro la testa c'è un'incredibile esplosione di vita, inarrestabile. Ci scambiamo energie speciali e richiami per creare correnti ascensionali, come quei due amanti che Dante fa girare in eterno. Ci cerchiamo tra mille uragani. Quale bellezza, ci può salvare solo la purezza, scatena i venti, il fuoco, i sensi, i desideri più sommersi, è un'incredibile infusione, vita, vita, pronta ad esplodere, ci scambiamo energie speciali. E richiami per creare correnti ascensionali. Come quei due amanti che Dante fa girare in eterno. Ci vediamo tra mille uragani.
occhi neri, dove mi hai portato, occhi grandi, che cosa è il peccato? Ci scambiamo energie mentali e richiami per creare correnti verticali. Come quei due amanti che girano sempre giù all'inferno con la forza di mille uragani e richiami. Fantastico. Oh, finalmente una redazione rock. Grazie a Piero Pelù, grazie per essere stato con noi. Ciao Ernesto, grazie. Madonna, è sudato. Sì, perché appena qua togli l'aria condizionata, effetto sauna. Ho scoperto, voglio scattare la foto di copertina del tuo prossimo disco.